Vangelo di Luca, capitolo 15, dal versetto 11 al 24. Disse ancora: un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei miei beni che mi aspetta. Ed egli divise fra loro i beni, e di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò a lavorare nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, io ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ed egli dunque che fece? Si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, e corse e gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Wow, che famiglia! Aveva due figli questo padre. Il più giovane, arrivato a un certo punto, che fece? Chiese al padre la sua parte di eredità: dammi la parte dei miei beni. Cosa ci ricorda? Dammi, è mio, dammi. Sembra un ragazzo presuntuoso, un ragazzo che vuole essere lui il capo della casa, lui che vuole tutta la parte della, che ci tocca, dell'eredità. Dammi, faccio di testa mia, dammila. Il più giovane, e dopo che prese questa eredità, il padre certamente gliela diede. Lui che fece? Invece di sapere spendere questi soldi in un modo saggio, equilibrato, abbiamo visto che la prima cosa che fa, si fa un bel biglietto e si fa, se ne va in un paese lontano, si allontana dalla casa del padre, si allontana dalla famiglia, si allontana dagli affetti, si allontana dai giusti consigli, si allontana dalla giusta benedizione che c'era nella casa del padre, che questo padre stava bene, aveva anche i servi. Dice se non va in un paese lontano, e che fa? Questo figlio prodigo, lo sapete prodigo che vuol dire? Uno che si prodiga, uno che dona generosamente. Ma questo prodigo, questo termine che gli viene dato, non è nel senso buono, è nel senso cattivo. Non era un giovane saggio, ma era un giovane storto, che quando prese questi soldi, invece di darli generosamente forse a chi aveva di bisogno e saperli anche spendere in un modo equilibrato e saggio, li diede. Quindi prodigo vuol dire che li dà senza misura, quindi uno sprecone, uno che tutto quello che aveva pensava a modo suo di sapere investire quei soldi, invece che fa? Li sperpera, li spende in un modo sbagliato, e alla fine dei conti addirittura avviene anche una grande carestia, è scritto, nel paese dove lui si trovava. Era un periodo difficile, un po' come oggi, dove è difficile avere qualcosa anche a livello economico. Lui si trova ancora peggio nella carestia, addirittura il figlio maggiore, ora poi leggeremo, dirà di lui, quando era arrabbiato nei suoi confronti verso il padre perché gli aveva fatto questa festa e questo fratello maggiore ancora non aveva caputo nulla,
di maggiore, aveva solo il nome, ma non aveva ancora l'amore del padre, sicuramente non conosceva il padre, perché questa sarà un'altra volta che ne parleremo, aveva più l'attitudine di servo, un servo malvagio, purché era figlio, non amava suo fratello che si era allontanato, aveva comprato uguali, che ha detto questo tuo figlio che ha sperperato come? Come l'aveva sperperato questi soldi? In un modo dissoluto, senza misura. Addirittura parla anche delle prostitute, parla che aveva sperperato tutto sicuramente nel gioco, nei piaceri, ma non per forza una persona per essere un peccatore deve fare queste cose, in base a tu come dai la tua vita, in un modo come ti spendi e spendi, se lo fai in un modo sbagliato, che non è nemmeno consono alle cose di Dio, saggio, anche questo è peccato. Dio ci chiama a essere persone sagge, di sapere fare sfruttare quello che ci mette nelle mani, di farlo moltiplicare. Alcuni hanno talenti e donne se li conservano, altri invece sanno trafficare e moltiplicare. Moltiplicare vuol dire che c'è il frutto, non che non c'è il frutto. E dice che poi ad un certo punto, una volta che i soldi gli mancarono, gli amici, ciao ciao, tutti quelli che pensavano che erano amici, ma chi ti conosce? Ma così, o no? Io l'abbiamo visto anche dalla De Filippi. Fino a che tutto andava bene, poi dove le cose vanno male, tu la vedi che sono i veri amici, le vere persone che ti vogliono bene, che ti amano. Anche quando, soprattutto quando, non quando non sbagli, anche quando sbagli. Perché il vero amore ti permette di essere libero e anche di sbagliare. Certo, la persona che ti ama è pronta a darti questo pazienza, questa grazia, ma è anche vero che chi ti ama non ti lascia come sei. Dio ci ama, ci perdona, ma poi ci vuole cambiare. Quindi lui è un padre buono, ma se c'è qualcosa che non va ci riprende, non ci lascia come siamo. Se no, che padre è? Un padre che lascia il proprio figlio a se stesso non è un padre. E Dio non ci lascia a noi stessi, lui è un padre che viene appresso a noi, e se ci troviamo nei guai lui ci parla e ci consiglia. Gloria a Dio! A volte ci meritiamo una bastonata, lui invece usa il bastone per aiutarci, al limite usa la verga per i lupi. Però questo figlio come si riduce alla fine? Da chi aveva bene, gli manca tutto, e addirittura che fa? Se ne va con uno se ne va a lavorare da uno del paese dove lui era, e questo l'unico lavoro che c'era qual era? Il guardiano dei porci. Cioè, faceva un lavoro di cui usufruivano chi? I porci, i maiali. E addirittura, talmente si era ridotto nella fame, e quindi era affamato, che nemmeno le ghiande, chiamiamole oggi, dei porci, nessuno, nemmeno quelli gli voleva dare. Quindi un lavoro che alla fine non gli fruttava niente. Molto di fame era e molto di fame era rimasto. Quindi guardate queste prospettive di questo giovane che aveva pensato, dammi io, mio, i bambini, vi ricordate? Mio, io. Nessuno può dire niente. Come si chiama questo tipo di persone? Presuntuose, vanagloriose, pensava di conquistare il mondo. Il diavolo a volte viene e ci ripropone queste cose. Ah, se tu fai così, così io ti faccio guadagnare. E poi noi invece di andare al Signore e cercarlo con tutto il cuore e chiedere consiglio, ci affanniamo sempre per comprare, per investire nei piaceri, nei soldi, divertimenti, anche per cose a volte, tra virgolette, sembra che ci fanno arricchire e alla fine ci lasciano poveri e pazzi, o no? Vuoti soprattutto. Te ne vai a casa come? Piangendo, vuoto. E questo che era tutto il castello che volevi costruire, questa è tutta la cosa che volevamo, in qualche modo speravamo. Il diavolo, anche Gesù ci ha provato, lo sapete, nella tentazione. Ha detto, se tu ti prosti e mi adori, tutto che c'è quello in questo mondo io te lo do. Guardate che sfaccia del diavolo, del bugiardo, lui non ci può dare niente. È il padre della menzogna. Lui viene attraverso nei pensi di padre, in un modo sottile che a volte nemmeno lo capiamo. Per questo abbiamo bisogno di dimorare nella parola di Dio. E così in questo giovane, già che era giovane, e quando uno è giovane, di solito
è inesperto, è immaturo, ha bisogno di imparare non solo a conoscere, di fare esperienza della vita, quella che ti cambia e ti trasforma e ti rende veramente una persona matura, o no? Noi che siamo più grandi sappiamo anche cosa. Quante volte io, no, ma io, e poi a testa calata ti chiedo perdono, l'ho combinato, aiutami. Poi là, questo lato di presunzione, di orgoglio, di vanagloria, metteteci tutto quello che volete, poi dopo lì c'è poi quando non dappa, come diciamo noi, a poi. Ma io dico sempre spero, perché nella mia vita, fratelli, vi posso dire che ho visto persone che con tutta la disperazione, con tutta la situazione di prova in cui si sono venute a creare, lo stesso malgrado hanno dappato, non tornano mai al Signore. Questo che vuol dire? Che non serve, non basta. Quindi cosa ci vuole? Certamente la sofferenza può aiutarci a riflettere un poco su quello che abbiamo fatto, perché certamente Dio, per quanto è buono, ci perdona, ma ci sono cose che si pagano, perché lui alla fine perse tutti i soldi, li ha persi, non è che poi li ha ripresi, si è andato a casa come povero, cieco e nudo, faceva puzza di maiali, senza niente, sconfitto, distrutto. Ma cos'è stato che a lui lo ha riportato in sé? Dice che ad un certo punto, mentre che nessuno gli dava niente, aveva realizzato la solitudine, l'abbandono, in qualche modo delle sue conseguenze, non era stata causa degli altri, delle sue scelte sbagliate, che a volte noi diciamo è quello, è quello, è quello. Difficile che ci diciamo no, sono io che ho sbagliato. Infatti il prodigo è scritto che poi ad un certo punto, e questa è la cosa più importante, fratelli, che noi dobbiamo ricercare dentro il nostro cuore, è scritto che lui ritornò in sé. È scritto, ritornò in sé, quindi che vuol dire che prima non era in sé, prima era uno sprovveduto, un ribelle, non ascoltava i consigli. Quindi dice ritornò in sé, e cosa disse? Quando uno ritorna in sé, quando uno, noi diciamo, si ravvede dai propri pensieri, dalla propria via, che pensa che è quella giusta e poi invece vede che è sbagliata, cosa fa quando uno ritorna in sé? La prima cosa, quando una persona si converte e si ravvede, che ritorna in sé, cosa fa? Cosa pensa nel suo cuore? Cosa ha detto il figlio prodigo? Lo vediamo, le azioni e le parole. Lui dice, ritornò in sé e disse, quanti servi di mio padre stanno bene? Io che sono il figlio, invece sono qua a mendicare il pane. Cosa farò? Cosa farò? Non basta solo il pensiero, non basta solo confessare i propri peccati e piangere. Io ho sbagliato, Signore, perdonami. Non basta, non basta. Lui dice che poi si alzò, e lo disse e poi lo fece. Disse, io mi alzerò, andrò da mio padre. Azioni di fede sono. È un comportamento, non è più presuntuoso, non è più dire, ora io andrò da mio padre e gli dirò, dammi di nuovo i soldi, perché faccio io. Non era di quel... Cioè non era di quei giovani che si sottometteva ai genitori, in qualche modo li metteva in croce. Loro dovevano fare quello che lui voleva, che poi così è un padre. Quando tu ami tuo figlio sei pronto a inghiottare in croce. Però è brutto che quando è un figlio che non è saggio, che ti fa fare poi cose che non sono buone. Certamente se c'è l'esperienza e la maturità non ti farei gestire. Che si fa gestire, uno che non ha esperienza e maturità si fa prendere dai sentimenti, ma non è così. Il padre non si fece prendere i sentimenti. Quando il figlio fu ribelle e presuntuoso, ha detto, vuoi soldi? Tieni, te ne vuoi andare. Questo è amore, ma anche pazienza, perché sicuramente pensava, puoi fare la tua esperienza. Però lui c'è un libro, vai. Certo, non a casa. Per fare certe cose non poteva farle più a casa. E devo andare in un paese lontano, si doveva allontanare. Ti sei allontanato dal padre, sei allontanato, questo allontanarsi vuol dire allontanarsi dalla presenza di Dio, dalla presenza di questo padre, diciamo oggi che è Dio, meraviglioso. E quando ci allontaniamo da Dio, quando facciamo di testa nostra, è questione solo di tempo, raccoglieremo niente. Se il seme, Gesù disse, in cui è piantato, non muore, non porterà frutto. Ma se il seme che è piantato muore, porta molto frutto. Anzi, in quel caso dice che il seme, se non muore, quello che è piantato, se non muore, rimane solo.
rimarrai senza niente. Quando moriamo a noi stessi e diciamo: Signore, sì, non la mia volontà, la tua, meglio che faccio come dici tu, non voglio essere io a dirti che tu sei il mio padrone e tu il padrone e io sono il capo, tu sei il servo e io il capo, no, io sono il servo e tu il capo. Quando si convertì, disse: io ritornerò a casa di mio padre, mi venuto, gli chiederò perdonami, papà, perdonami, perché io ho peccato contro il cielo e contro te. Quando una persona ritorna a Dio veramente, si converte, quali sono i frutti? Tu hai un cuore triste che ti riconosci che ti avevi sbagliato. Questo è il primo passo, il ravvedimento fa parte della conversione insieme alla fede. Quindi il figlio si doveva fidare anche del padre, che se tornava gli avrebbe aiutato. Sicuramente era un padre buono, perché per ritornare dal suo padre e non avere paura di aprirsi e di avere una succhia di coppa, sicuramente era un padre buono. Gesù cosa disse a un giovane che gli disse: maestro buono, io ti voglio seguire. E so buono è uno solo, è il padre. E meno male che ce l'abbiamo, perché sennò a oltre che a storia meritassimo ogni tanto un colpo di ghigno. Certamente si calci disciplina lo stesso, non è che se c'è la faccia da cadere ce la fa bene, anche perché altrimenti se ci fa grazia e basta senza che ci insegni la correzione non sarebbe ideale. Gesù disse alla donna adultera: vai, non farlo più, altrimenti ti accadrà di peggio. Dio perdona, ma poi ti ha detto anche: non lo fare più, altrimenti ti accadrà di peggio. Quindi questo figlio che fece, ritornò e dice che si alzò e se ne andò dove? Nella casa del padre. Che bello, fratelli, quando una persona si alza dalla propria posizione e quindi si converte, vuol dire che ritorna indietro dalla via che faceva. Se prima aveva il desiderio di fare certe cose, di pensare certe cose, di stare anche con certe amicizie stolte, perché la Bibbia lo dice chiaro: chi pratica lo zoppo all'anno zuppiera. Non dice la Bibbia, è un detto. La Bibbia dice invece che le brutte compagnie corrompono i buoni costumi. Se tu stai con gente mondana che ti coinvolge nei tuoi pensieri, e quindi visitati la sapienza di Dio che la danno solo i figli di Dio, ma dove vuoi andare? Rimarremo, fratelli, a mani vuote. Quante volte ci capita, o no? Chi più chi meno. Io fino all'altro giorno ho detto: Signore, io voglio ritornare con tutto il mio cuore. Sicuramente non ho fatto l'esperienza del prodigo, perché già quella nel passato mi è servita, ma a volte capita in piccolezze. E questo Signore mi faceva vedere: manda alla Chiesa questo messaggio, anche perché è giusto che non tutti lo sanno che abbiamo un padre che è buono, e se torniamo a lui sistema ogni cosa, ma sempre nelle sue condizioni. Lui non è che disse: io ritornerò e gli dirò tu a fare a mia volontà. Lui gli disse, ma credo era figlio, disse: io ritornerò e gli dirò: padre, io ho peccato contro il cielo e contro te, non sono degno. Di già il termine cambiava, non dammi, non sembra, che ci sono alcuni che sembra che vogliono da Dio: Signore, fammi la grazia, benedicimi, benedici, mamma mia, di questi, ah. Se tu vuoi essere benedetto, impara una cosa, dai. Dai, altrimenti rimarrai sempre povero, solo, e tu pensi di aver ricevuto chissà quale benedizione. Sì, povero e nudo. Se tu vuoi ricevere da parte di Dio, dobbiamo imparare a dare alle persone che sono nel bisogno, come era questo padre, generoso, disponibile. Certamente senza farsi fregare, perché ci sono persone che approfittano di quelli più deboli, della loro condizione, li schiavizzano. Fino a quando poi quelle persone se ne accorgono e poi dicono: ah, ma il Signore a me non mi ha detto di fare il guardiano dei porci, il Signore mi ha detto di fare il guardiano delle pecore, o no? Dio ci dà un lavoro anche di onore, di dignità, quando ritorniamo, perché il figlio tornò, ma come tornò nella casa del padre, non presuntuoso: trattami come uno dei tuoi servi. Non era lì a dire: io ho ragione. Non era lì a mettersi davanti. Non era più quello lì di prima, è cambiato. La lezione l'aveva imparata.
e a sue spese. E fratelli, guarda che pagò amaramente le spese. Noi parliamo così oggi, ma chi ha fatto certe esperienze, come il prodigo, può dire di essere ritornato che era morto, o no? Che questa è la condizione di cui Dio, quando parla di peccato, come identifica una persona? Lui disse: questo mio figlio era morto. Quando uno vive nel peccato e fa di testa sua, sei morto. Ha detto: ma io sono vivo fisicamente. No, tu sei morto. Nello spirito non c'è più niente. Tu sei morto nei peccati. I peccati ti hanno separato da Dio e quindi non puoi più né vedere né sentire la presenza di Dio. Allora cosa bisogna fare? Come il prodigo, bisogna ritornare, bisogna umiliarsi, bisogna riconoscere i propri peccati, ravvedersi, pentirsi, e quando c'è questo, questa preparazione di cuore, che non sei più così presuntuoso, ma un cuore rotto davanti alla presenza di Dio, Dio non rigetta un cuore rotto, uno spirito contrito. Dio non rigetta le persone umili che riconoscono i propri peccati. Il Signore rigetta i presuntuosi e gli orgogliosi, anzi ti dice: vai via, via. Vuoi fare mai entrare a casa vostra un presuntuoso, un orgoglioso? È pericoloso. No, io lo butto fuori, non mi vergogno, non ho paura, perché anch'io ero così. E sono espandere, perché uno basta che fa danno. Voi che pensate che il padre gli ha aperto le braccia solo perché che il figlio disse: io ho peccato? Pensate che il padre glielo fece dire due volte? No. Quando siamo nell'attitudine giusta, non c'è bisogno manco che qualsiasi cosa lo dici. È una questione di cuore rotto. Dice che il padre nemmeno lo fece più parlare, lui si era preparato il sermone. Ora ti do questo: quando hai un padre che è un padre, non hai bisogno di prepararti le tue scuse. Quando stai davanti a uno che è un padre, per questo noi come cristiani vogliamo la figura più grande, altro che il ministero, vogliamo essere dei padri e delle madri per chi si è perso. E vede in noi la figura, quella vera, di Dio. E quindi una volta che la vedi, viene facile andare a Dio: ma Dio che è così? Sì! Ma allora mi conviene cercarlo, ma certo, ci penso solo tempo. Questo figlio quando è tornato, che è successo? Il padre che ha fatto? Non è che fece la cosa fidusa, disgraziato, amaro che non sia altro. Ora che fai? Ora che non hai più i soldi, ti sei addebitato, hai comandato un bello guaio. Non gli fa la predica. Il padre, la prima cosa che fa, chiama i servi e gli dice: subito, andando, pulitelo. Però prima di fare questo, cosa fece il padre? Prima gli mostrò la realtà, io dico, di un vero padre che sa insegnare i propri figli anche quando sbagliano. La prima cosa che ti fa, lo sapete cos'è? E questo è il Signore, e così vogliamo essere anche noi. Gli dà la dolcezza del suo amore, ti consola, che ti perdona. Lui usa la grazia per conquistarti, non la legge, non la religiosità. Usa la grazia, l'amore, per conquistarti. Quindi ti bacia. Cos'è il bacio? Cos'è l'abbraccio? E quando un padre ti abbraccia e ti bacia senza dirti niente, cosa vuol dire? Che ti ama, che ti ha perdonato. E noi sappiamo che il padre, nella croce del Calvario, aveva le braccia stese così e gli erano inchiodate pur di abbracciarci, e sono disposto lui a tutto. Infatti, quando il figlio è venuto, non è che è stato il solito padre malvagio, come Gesù ci chiama, che quando il figlio torna ci faceva una predica. Dice che il padre lo vide da lontano, quindi questo padre aveva anche gli occhi di una madre. Bello, eh? Perché la madre sa vedere da lontano i figli, sa capire quando già stanno per venire, si stanno per rompere. Non ti preoccupare, non dire niente. Una figura completa di Dio, un padre e una madre. Il padre non è che era lì che aspettava a me a casa, ma chiedere perdono, disgraziato che non si auge. No, il padre dice che lo vede da lontano, nello spirito. Chi è che riesce a vedere da lontano le persone che vengono, questi, i derelitti della vita, che poi tanti di questi derelitti in cui siamo stati noi, siamo stati solamente, che cosa? Il vomito di questo mondo. Un mondo che tradisce, che illude, che ci delude, e alla fine ci lascia lì per terra, e la voglia che gridiamo aiuto, nessuno ci aiuta.
nemmeno quelli che dovrebbero a volte aiutarci, questi amici di questo prodigo. Il padre che passa la famiglia due volte, cioè quando lo vide lui da lontano, cosa vuol dire che lo vide lui da lontano? Perché non era lì solo a pensare alla sua casa, alle sue cose, alle faccende e al lavoro, era un padre che stava lì davanti alla porta perché ci teneva ai suoi figli. E quindi da lì che aspettava, sicuramente pregava per suo figlio. E noi sappiamo che abbiamo un padre nel cielo che prega per noi. Gesù è vero? Ha questo ministero ora, prega per noi giorno e notte. E sta lì, e appena vede che stiamo per tornare, dice da lontano lo vide, che cosa fece? Non è che aspettò che veniva e chiedesse perdono, dice che lui, come fanno gli ebrei, si alzò il vestito sicuramente, perché non poteva camminare, che aveva una specie di toga. Dice che il padre corse e gli andò incontro. Che bello, questa. Non era lì, io sono il più grande, tu mi devi chiedere scusa, io sono il più spirituale di Dio, tu hai peccato, guai, ne vai all'inferno. Il padre si fece lui il peso. Cominciò a correre, anziano com'era, forse cascavo nel correre, comunque arrivavo. E la prima cosa che feci qual era? Non che ci fosse un goppio di tumboloni, come alcuni ci guardi. Ma la prima cosa che feci, dice, lo abbracciò, lo baciò, lui stava parlando, molto stanco, e ne cazzo. Non badare, ma io non badare. Ma come è guai? Ora mi trovo qua come? Niente, non ho più niente. E lui il padre che fece? Usò compassione. Certamente ci vuole pazienza, per farlo andare, per aspettare. E anche quando è tornato, mostrò questa compassione, questa pazienza. Quindi lo baciò, lo ribaciò e subito disse, senti, ora dopo che gli diede l'affetto e l'amore, lo fece pulire. E dopo dice che gli mise anche un anello al dito. Questo lo sapete cosa ci indica, fratelli? E l'anello veniva dato ai figli, senso di dignità. Volendo il padre poteva dirgli, tu sei una cosa fiduciosa. Invece sono convinto, perché l'ha fatto anche con noi, e lo fa, lo ha chiamato per nome, non come l'altro fratello, uno spendaccione, è una cosa, non ce la deve fare la festa. Invece il padre sicuramente, io credo che il figlio l'ha baciato, io credo che appena ha sentito da parte del padre una parola che gli ha detto, figlio mio, sono qui, stai tranquillo, prenderò io cura di te, la tua causa mi sta davanti, stai tranquillo, stai di buon animo, stai tranquillo, dormi sereno. Certamente il figlio si è messo nelle mani del padre, nelle sue adesso condizioni. Trattami come un servo, ma tu non sei un servo, tu sei mio figlio. E come figlio io ti tratterò. Lo so che a causa dei tuoi peccati sei stata rubata questa figura e tu pensi che io fosse, ora ti tratto come un servo perché tu meriti questo. E in effetti era così che doveva meritare. Ma il padre lo trattò come figlio, che bello, eh? Infatti si parla del figliuol prodigo. Si parla della pecora perduta. Alcuni dicono, quello è perduto, è un peccatore. Ma dove è scritto? La Bibbia parla sempre di pecore perdute, parla sempre di figlio prodigo. Uno anche se è perduto è figlio. O pensate di perdere questa legalità? Amen. Che grazie a Dio abbiamo conquistato. Amen. E per perdere è difficile, fratello. È difficile, ma è peccato, non ti preoccupare. Dio sa come portarti. A meno che poi sei tu di testa dura, non mi interessa, non ne voglio sentire di Dio, della Chiesa, della parola di Dio, allora lì poi Dio ti lascia. Che Dio fa grazie a lui, ma resiste ai superbi. Non è che il Signore obbliga a qualcuno, no. Però se uno viene, lui le braccia subito, Gesù ha detto, colui che viene a me io non lo caccio fuori. Ma viene nelle condizioni giuste. Alcuni dicono, ma come mai non sistema la mia situazione? Come mai non ho pace? Perché tu ancora non sei tornato a Dio. Forse veniamo in chiesa. Lo diamo alleluia, gloria a Dio. Tornare a Dio, fratelli, è una questione di cuore. È una questione dove tu ti rompi, ti innamori con Lui, è una relazione meravigliosa, è un miracolo. Sentire Dio nella propria vita, fa parte della sua famiglia di nuovo. Quindi questo figlio viene, Dio gli dà una, il padre gli dà una dignità. E poi che fa? Comandò i servi di prendere un vitello ingrassato. Sicuramente il padre aveva conservato questo vitello ingrassato.
dice, vabbè, prendetelo. Infatti l'altro, il maggiore, che erano più fratelli, perché lui si almeno, che era geloso, non aveva amore, faceva le cose solo per dovere, per servizio, ma non per amore del padre o del fratello. Infatti lo vediamo che nel momento del bisogno lui non reagisce come un fratello che ama il fratello che è caduto, reagisce come un fratello legalista: tu hai sbagliato e ora la pagherai. Invece il padre no, il padre dice che lui non partecipò alla festa, siete fuori con il muso. E lui, il padre, come una madre che sa anche di prendere il fratello musone, gli dice: entra nella casa, entra, entra nella casa. Perché questo, che poi lui dice, il fratello maggiore lo chiama questo tuo figlio, non lo chiama nemmeno fratello, è bello frate. Invece il padre gli dice: questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Quindi bisogna fare festa. Quando c'è un miracolo di una persona che si converte, noi diciamo sempre: è la gioia più grande che possa esistere in tutto l'universo, perché è costata a Gesù, il figlio di Dio, quel vitello ingrassato che alla fine ha pagato lui per quella festa. È Gesù. Grazie Gesù. Gesù è stato scannato come un agnello muto davanti a chi lo tossa, lui non ha aperto la bocca, è stato zitto e ha pagato per noi, per noi. E lui è stato scannato. E noi, se oggi godiamo di questa grazia, di questo perdono, è perché qualcuno ha pagato, né con oro e né con argento, non con i soldi. Lui ha pagato con il suo prezioso sangue perfetto di uno innocente. Non aveva fatto niente. Lui, che non si meritava la croce, se l'ha presa, e a noi invece ci ha dato la gloria. Che padre, eh? Questo è un padre. Questo è un padre. Quindi ci fu una grande festa. Di voi vi immaginate questa festa che si è realizzata? Dice: questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era come perduto ed è stato ritrovato. Che bello. Gesù ha detto: io sono venuto per cercare colui che è perduto. E poi lui anche si identifica come il buon pastore, colui che lascia le 99 che stanno bene e va a cercare quell'unica che è smarrita. Perché per lui non siamo un numero che manca. Noi siamo figli di Dio preziosi. E un figlio, per quanto possa essere perduto e allontanato, se siamo veramente genitori e abbiamo un po' di amore, lo vediamo sempre come un figlio da riprendere. E siamo disposti a tutto, anche a perdere la faccia. Se poi il figlio non ne vuole sentire di bene, a volte capita anche nelle relazioni, marito e moglie, suocera, nuore, ce ne tutte le maniere. E detto: pastore, ma come devo fare io? Se si mi chiama da male, perdonare, ma quello non ne vuole sentire. Qua è un'altra cosa. Se quella persona resiste all'amore, certamente Dio ci chiama a pregare, avere pazienza, come questo padre ha aspettato e poi è tornato il figlio. Sicuramente avrà seminato anche bene, perché per tornare un figlio vuol dire che qualcosa di buono il padre gliel'aveva seminata nel suo carattere, anche se poi, come diciamo sempre, la conversione non so fino a che punto. Di solito, quando, soprattutto all'inizio nella fede, si va al Signore, perché il prodigo, quando tornò, era ravveduto, ma in effetti lui non era ritornato per il papà, per la chiesa, per il Signore. Lui era ritornato perché aveva fame, aveva i debiti, ha toccato solo tu che puoi aiutare. E lui, che pensate che gli era rinfacciato, ha detto: no, no, non ti preoccupare, io ti aiuto, ma a quale condizione? Che io sono il servo o lo sei tu? O direi meglio, che io sono il padre, tu vuoi fare il figlio? Che il figlio e il padre erano due cose. Gesù, malgrado il figlio di Dio, è sottomesso al padre. Lui ha detto, Gesù l'ha detto: il padre è maggiore di me. Lui glorifica il padre, dà gloria al padre. Lui si abbassa, Gesù, davanti al padre, anche se ha la stessa natura divina. E lo Spirito Santo è sottomesso a Gesù, è Trinità. Questo deve insegnarci, fratelli, che nelle relazioni c'è un ruolo, c'è una anche sottomissione. Se poi abbiamo a che fare, come ho detto prima, con gente che è pericolosa, lì non esiste più il sangue. La vera famiglia
è fatta di principi e di valori. Se uno non rispetta i principi e i valori, il sangue, se tu dici di essere mio padre e mi tratti in un modo non come padre, io come posso rispondere a te? Se mi metti in una condizione sbagliata, o io che sono figlio, anch'io mi devo sapere comportare. Purtroppo oggi quello che manca, ho detto, sono i soldi. Oggi quello che mancano sono il sapere relazionare nei rapporti. Per questo avvengono le separazioni e le rotture. Che poi uno dopo pensa di aver sistemato una cosa, invece ha visto che ha perso una cosa che è meglio. Certamente se si risolve, è normale. Il prodigo è ritornato, alla fine dice che ha riavuto tutto. Ed è scritto che ci fu gran festa in quel giorno. In Luca capitolo 15, versetto 7, Gesù dice: vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Gli angeli fanno festa quando c'è ravvedimento in mezzo a noi, non quando ci sono persone che si sentono giusti, che qua nessuno è arrivato. Certamente io credo che la maggior parte di noi ci siamo messi a posto con Dio, almeno spero, e vogliamo andare avanti, vogliamo seguire il Signore. E per noi il fatto di stare nella casa del Signore non è solo un dovere, è un privilegio, è una gioia, è una grande benedizione quando ci incontriamo. Ma il Signore è dovunque, è vero che il Signore ci chiama anche a cercarlo, come abbiamo fatto lo studio giovedì, ho calcato, la preghiera personale è vitale. Ma c'è un altro tipo di benedizione che Dio dà, nel consiglio, nella saggezza, anche nell'aiutarci, che non è Facebook, WhatsApp. Molti vivono questo evangelo virtuale e poi non li vedi mai. Io dico: ma quali fratelli e sorelle qua? Non sono fratelli. Cioè io dico un fratello e una sorella, si vede. Un padre, una madre, si vedono in un rapporto fatto di relazioni dove ci si vede. Non che uno vive in un posto e uno in un altro. Cioè ognuno si prende le sue responsabilità. Chi è più grande dovrebbe essere il servo di tutti, o no? C'è più gioia. La vera festa, la vera gioia, il vero divertimento è quello di avere comunione con il Padre Celeste, è quello di realizzare la pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita, la pienezza dei Suoi doni, della Sua grazia. E che dire della gioia di manifestare anche il frutto dello Spirito Santo e di avere comunione con i fratelli? Questa è la vera festa. Ci chiama adesso a noi, a responsabilità, fratelli, a conquistare altre anime. Quindi andiamo, dove? Cerchiamo a chi? A quelli che forse noi a volte diciamo Cristo non è buono, vanno a cercare, perché c'è più speranza per una persona forse che ha vissuto certe esperienze, derelitti, prostitute, omosessuali, lesbiche, gente in cui è stata delusa, questi sono i migliori, andatevi a cercare e non c'è andata a vedere il pelo nell'uovo, intanto provate a recuperarli, intanto provate ad amarli, chissà, se poi non ne vogliono sentire, persone che riconoscono i loro sbagli soprattutto. Perché fratelli, non è il fatto perché uno è un peccatore e allora noi ci andiamo, vuol dire che noi stiamo conquistando le anime. Le anime si conquistano quando si convertono. Se quella persona non le vuole sentire, stiamo attenti fratelli, dobbiamo essere persone sagge. E fratelli, ci sono tante persone che abbiamo bisogno di raggiungere, quindi non preghiamo solo: Signore benedicimi, Signore io voglio uscire da qua, non per godermela. Io voglio uscire qua, non come quei 10 che tornarono ognuno a casa propria, si sono tutti la benedizione. Io voglio essere di quelli che vengono poi qua, ti glorificano, ma lo raccontano agli altri. Amen. E questo, fratelli, costa sacrificio. Finiamola di perdere tempo a giocare con le cose stupide. Utilizziamo al limite le cose che Dio ci ha dato, anche internet, per evangelizzare. Perché noi abbiamo la risposta. Non siamo la risposta, ma conosciamo colui che è la risposta. Amen. Che è Cristo. Amen. Amen. Vogliamo alzarci un attimo? Un attimo, vogliamo pregare.